Adesso cambiamo rotta, puntiamo verso l'Argentina per parlare ancora di musica, di fisarmoniche, di una affascinante storia di famiglia. Paolo Galassi. La música para mí es muy importante. O sea, papá y sus hermanos decían que habían nacido dentro de un acordeón. Yo nací escuchando música, me pusieron a ida por la ópera, así que eso me marcó. Questo è il museo Anconetani della Fisarmonica. Io sono Aida Maria Anconetani, il mio nonno è il fondatore della ditta, del fabricante di fisarmoniche. La ditta Anconetani in Argentina è quella di più prestigio, per non dire l'unica grande fabbrica di fisarmonica. È cominciato fine del secolo XIX, Giovanni Anconetani, originario di Loreto, provincia d'Ancona, ha cominciato come venditore della Paolo Soprani, la famosa ditta Paolo Soprani, dopo è arrivato in Argentina e ha fondato la sua ditta, Giovanni Anconetani e figli. E con gli anni i tre figli, Giovanni, Luigi e Nazareno, hanno continuato con il suo lavoro facendo degli strumenti veramente meravigliosi. La famiglia stava totalmente dedicata all'accordeon. Quando in mia famiglia si faceva una fisarmonica desde zero, se tardava más de un anno. Era un trabajo totalmente artesanal. En la confección de un acordeón pueden intervenir muchos oficios, porque hay que manejar madera, metales, telas, cueros. Mi sobrino, Diego Amoedo, fue formado por Nazareno Anconetani en la restauración de los acordeones. Es el que heredó, digamos, el saber de los acordeones. El mio primo rapporto con la fisarmonica è stato nell'anno 1966. Io avevo 6 anni, sono andato con mio babbo a una festa. Io ho visto un uomo suonando una fisarmonica rossa e gli ho detto a mio padre, io voglio una di quella. Mio padre, che era un grand'uomo, buonissimo, di cuore, subito a un grande amico suo che partiva per l'Italia con la nave Giulio Cesare, in quei tempi lì, gli disse porta una fisarmonica per Luigino. Para mí Italia es algo muy entrañable, lo tengo muy en el corazón. Me siento muy identificada y eso de alguna forma se lo he transmitido a mi marido y a mis hijos. En oportunidad de ir a Italia, llevé un acordeón hecho por mi abuelo de doble teclado a piano que está hoy en día exhibida en el Museo Internacional del Acordeón de Castelfidardo. Fra poco compieremo 100 anni e il mio desiderio è tornare in Italia per celebrarlo.